Vi dimostro che siamo già risorti in spirito. Questa è una verità che il nostro mondo scientifico potrebbe contribuire a far conoscere, ma sta di fatto che non è interesse della scienza di trovare una risposta alla vita. Lo strumento della dimostrazione è un sillogismo, che è, nella logica, quello che è la prova commutativa della matematica, per la quale se A uguale a B e B uguale a C, allora deve essere anche che A uguale a C. Vediamo la verità A. Ogni azione dinamica esiste solo sulla base di quella uguale e contraria. È il terzo principio generale della legge dinamica. Verità numero B. La vita verso il futuro è una azione dinamica, espressa nelle forme della dinamica materiale e di quella elettrica cerebrale, che fa un io vivo o morto, se c'è l'onda elettrica o no. C. La vita, dunque, esiste solo sulla base della reale resurrezione spirituale sua dalla morte, nelle forme dell'antimateria e del magnetismo dello spirito umano, che si muovono in senso inverso alla materia del corpo e al moto elettrico del flusso elettrico cerebrale, in cui è identificata oggi l'esistenza o no di vita in atto. È chiarissimo, se ogni azione dinamica esiste solo sulla base di quella uguale e contraria, la vita esiste solo sulla base della vita uguale e contraria. E qual è la vita uguale e contraria a quella in cui noi ora vediamo avviato il nostro corpo materiale e la nostra onda elettrica cerebrale? È quella vita che, arrivata lì, svolta, avendo trovato come uno specchio che la rimanda verso il passato dell'esperienza, e essa si imbarca sul treno portato dalla dinamica, del magnetismo e dell'antimateria, che per scienza è uguale e contraria alla dinamica della materia e dell'elettricità, e essendo uguale e contraria si muove dal punto della morte verso il punto dell'infanzia. Pertanto, se noi siamo in questo momento, in un attimo di vita, collocato tra la nascita e la morte, e da questo momento vediamo in atto l'azione materiale e secondo l'onda elettrica cerebrale che ci mostra il nostro andare a morire, questa dinamica esiste e la vediamo solo sulla base della dinamica uguale e contraria che ha avuto inizio in quel punto di conversione della morte ed è ritornata in modo invisibile fino al nostro punto di presente, perché noi enti relativi non vediamo mai il primo fenomeno. Noi siamo relativi alla percezione solo del secondo e poggiandoci solo sul primo ritorno invisibile dalla morte verso l'infanzia, possiamo scorgere per contrapposizione l'andamento del nostro io verso la morte allo stesso momento che accade nel giorno del sole, quando cominciamo dalla notte che incombe, dal tramonto. È necessario prima un fenomeno che riporti in un modo invisibile il sole lì dove spunterà nell'alba, per poter poi vedere realmente il sole muoversi e brillare in un giorno intero di vita in cui noi lo vediamo fino al tramonto. Come non lo vediamo dal tramonto fino all'alba,
ed è la premessa, così dopo lo possiamo vedere dall'alba al tramonto. Ma se il sole dal tramonto non tornasse prima, apparentemente, nel punto dell'alba, noi non potremmo vedere un giorno di sole. Allo stesso modo, noi non possiamo vedere una vita se essa non ha cominciato nel punto finale e non è tornata indietro. Per quale fondamentale motivo? Perché noi esistiamo nell'assoluto, e nell'assoluto esiste l'uguaglianza tra gli opposti, tanto che nell'assoluto la fine è uguale al principio. Di conseguenza, noi vediamo che la fine, la morte, è realmente il principio della vita. Ma il primo tratto a ritroso non lo vediamo, ma esiste, è vero ed è già in atto, perché noi vediamo in atto reale il secondo. Se la scienza non vuole fare queste argomentazioni, è perché è una scienza materialista che non ha alcun interesse ai valori di uno spirito di vita eterna.